Siamo in una cappelletta, siamo a Grottaglie presso il laboratorio urbano di Grottaglie. È un centro, come ci stiamo occupando da un po' di puntate, di ascolto, di orientamento, di assistenza. E qui siamo in una cappelletta perché la struttura era una antica realtà carceraria, anche è stata un convento, e qui c'è una cappelletta che è rimasta come era un tempo. Sarà un luogo di incontro non solo per chi è cattolico, ma proprio un incontro multietnico, interreligioso. E ne parliamo con Adriana Spagnulo, che è componente dell'associazione L'Isola dei Sogni, che porta avanti questo progetto. Una cappelletta che quindi vuole unire le etnie e le religioni. Dedicata, sì, proprio non a una religione sola, appunto per poter far entrare tutti i tipi di persone, tutti i tipi di religioni che ci sono. È stata una cappella dedicata al santo di Padova, Sant'Antonio. Sant'Antonio di Padova, restaurata dalla Pietà dei detenuti, e serve appunto questo, per poter dare il benvenuto a tutti i tipi di religioni che abbiamo, senza fare discriminazioni tra le varie religioni, proprio aperta a tutti. È rimasta proprio come era un tempo, sicuramente si farà qualche opera di restauro, di ripristino, ma è bello rivedere il fascino degli antichi affreschi. Sì, è proprio bella per questo, così com'è. Sarà da restaurare sicuramente, però anche solo riprenderla così fa vedere come lavoravano una volta, come sono rimasti belli anche gli affreschi, e speriamo che anche nel rinnovarla si rimanga così intatta così com'è, che sia restaurata per questo modo di come è esposta adesso.